Appunto. Ah, questa è pure una cosa dove facile. Dove cazzo la palanci quella palla in aria andata? Te lo devi. Però no, no, ho segnato io. Vai assist, vero Pato, questo secondo me deve essere. Allora, questo doveva essere un tutorial dove Ozwan ci consigliava come giocare. Invece sì, bello. Sta... bello. Bello. Capito tutto, guardate. Ma tu c'hai la tastiera. Guarda, 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 guarda. Allora, dobbiamo fare il tutorial su come giocare. Vabbè, ma già, già colpite la palla, già questa è una cosa importante. No, non l'ho colpita mai. Due volte. Allora, ragazzi, lasciate la palla a Dabby, che deve colpirla. Ecco qua. Segui la palla e colpiscila, vai. Ma tanto non me la lasciano, voglio dire. Guarda là, me la lasciano, secondo te. Vai, segui la palla e colpisci. 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 Bella. Palla. Vabbè. Colpisci. Ma levatevi dalle palle. Allora, devi capire che qui c'è una persona che è nata per dare fastidio. La persona ma sto a sgabbire, ecco. Ma muore. Stranamente non sono io. Stranamente non è Bofio che è molto chill. Chi è che si è messo avanti? Bofio, ma ti levi un po'. Ok, allora, mo Dabby ha imparato a colpire la palla. Più o meno la colpisce. No, perché... Vabbè, più o meno la riesci a beccare. Cioè, se vuoi acchiapparla, la tocchi. Certo, fai un po' di curve qua e là, però ci arrivi. No, è bellissimo quello che sto facendo. Poi guarda. Allora muori. Ma giro intorno alla palla, muore. Guardate. Io segnerò con la macchina. Allora, una cosa. Fatemi parlare. Madonna mia. Questo Asgard lo devo mutare, veramente. Vabbè, segna, sì. La coccinella ha segnato, ragazzi. Oh, grande coccinella. Grande. Eccomi. Dove sta? Eccola. Ha colpito la palla. Vai, vai. Raga, allora. Io non mi metto a giocare stanotte, no? Con la tastiera. Dove sta la palla? È dentro. Ah, ce l'avevi tu. Allora, fatemi spiegare un poco un paio di cose, no? No, non si può giocare un attimo la tastiera. Complica, fai il tutorial per la tastiera. E non ci gioco io con la tastiera, che ne so. Allora, prima di tutto dobbiamo capire un po' i tuoi tasti, Dabby. No, Asgard deve morire, aspetta. Ecco. Che ho fatto? Se Asgard si sta fermo. Allora, ma che vuoi da me? Fatemi parlare. Ma ti vengo proprio addosso, aspetta. Basta, vai, me ne vado con Bob. come si fa a far esplodere la gente? Ma Bob se n'è andato, ragazzi. Ma questo, dillo anche a me. Ma Bobby. Se mi fate spiegare. Sì. Se mi fate spiegare le cose ve le spiego, no? 40.000 domande. Come si fa questo? E questo ma devo fare con nella porta arancione o blu? Tu che colore sei? Boh, blu. Quindi dove devi fare gol? Arancione. Ah, abbiamo un luminare. Allora, aspetta. No, voglio saltare, non la riesco a prendere in volo. Mo se mi fate spiegare. Allora. Ma tu non sei spiegata la tastiera. Ma fammi spiegare, fammi parlare. Come fai a sapere che non so spiegare? Allora. Prima una delle varie cose importanti, muoversi. Chi è che mi ha fatto per l'aria? Sorry, non ho fatto apposta. Via. Muoversi a terra. Aspetta, non fare gol. Non faccio gol. Ok. Allora, per muoversi a terra, vabbè, c'è l'acceleratore e la levetta che va a sinistra, a destra, le cose. No! Volevi fare gol, cazzo. Chi è che me l'ha tolta? Io. Aia. Dove sei? Ti ammazzo. Dove sei? Oh. Io sto cercando di buttare Ozwan nella porta. Io lo sto cercando di buttare per là. Me. Sì. Vabbè, ragazzi, aspettate. Aia. Non è solo il fatto della palla, è proprio il fatto del mazzo. Ma se non mi fate parlare, come faccio a parlare? Se io parlo e siete tutti quanti. Per la tastiera bisogna vedere dei tasti che possono essere suggeriti. Magari da qualche pro player. Vabbè, raga, ma fammi parlare, porca puttana. Sto finendo un discorso. Un video fallimentare. Parla, parla, parla.
Mi mette a piangere. Mi hai fatto piangere. Cioè, sarà un tutorial in cui io dico: posso parlare? Mi fate parlare? E non riesco posso a parlare. Studiare. Allora, per la tastiera, vi giuro, non so dire perché io non uso la tastiera, uso il joystick, il gamepad, come si vuole fare a chiamarle. E bisogna vedere magari qualche pro player, sai, che si qua o qualcuno che può suggerire dei tasti. No, non devi diventare pro player. Comunque qualcuno che suggerisca tasti per la tastiera. Perché a come so non sono proprio comodi quelli che ci sono. No, no, io già mi sto sentendo male per le dita. Sì, movimento a terra, tutti qui, in riga. Vedi in riga. Asgard è un pessimo arrivo. Vieni qua. Scendi da là sopra, mo. Scendi giù, te lo buco il pallone, eh. Vieni qua. Non ti faccio scendere con la macchina. Allora, movimento a terra, accelerazione, vabbè, lo sappiamo, grilletto destro. Tornare indietro, grilletto sinistro. Ok. Per ruotare più velocemente, dovete imparare a usare la derapata. Quindi una delle prime cose da imparare a fare è usare la derapata. Esatto. Come si derapa? E tasto di base è quadrato o X per la Xbox. Ah, ok, perfetto, quadrato. Sì, io l'ho impostato su LB, che sarebbe L1 della PlayStation. Ma lo sai che non mi ci trovo male con l'X? Ah, va bene, se ti ci trovi, vai. Quindi, derapata così, e bisogna masterare un po' la derapata, bisogna provare a girare qua e là, fare un giro così, e vi aiuta molto a tagliare ovviamente le curve, no? Perché se normalmente per arrivare a un pallone laggiù bisogna fare una curva con un ampio raggio di curvatura, come abbiamo studiato io e Asgard, così si può diminuire il raggio di curvatura, eh? Come sono ragazzi, Oz, guarda che faccio. Che fai? Ho fatto un autogol. Non ho parole. Non l'ho capito, vaffanculo. Non l'ho capito. Ti tiro nella porta di là. Gesù. Ma io con chi devo avere a che fare? Sempre movimento a terra. Vedi qua. Brava Dabby, stai imparando a fare i flip. Una cosa fondamentale di Rocket League. Che qua? Raga, mentre voi. Ma dove vanno? Io sto cercando di. Che stanno facendo? Oh Gesù. Secondo me questo video verrà di due puntate perché è un casino. Allora, venite qua. Arrivo! Ahia! Vabbè, vedo che avete capito come si va in Super Sonic. Però questo adesso lo devo spiegare un po' agli spettatori. In Super Sonic è quando si raggiunge questa velocità qui. Quindi compaiono delle striscioline dietro la macchina. Ok? Compaiono le striscioline e questa è la velocità massima che la vostra macchina può raggiungere. Wow, mi ero attaccata! Va bene, Dabby sta... lei e il suo cervello si stanno divertendo. E per raggiungere il Super Sonic venite qui. Vedete qua, Asgard, boh. Ci sono due modi, no? Circa. Almeno per ora vi insegno due. Uno è quello di accelerare col boost. Il boost sarebbe, no? Quando usate il turbo, per dirla all'italiana, no? I comandi. Vabbè, il Super... cioè, devi vedere il boost qual è. Qual è quello che ti fa uscire... Ti fa uscire il fuoco da. Guardate un attimo come ho segnato. Ma no, perché dobbiamo guardare questa cosa? Vabbè. La velocità di 16 km orari. Allora, un modo per raggiungere il Super Sonic è con il boost. Tenete premuto il boost e accelerate, vai. Vai! Fino a che non arriva a viola. Dov'è? Dove sta? Oh! Vabbè, non c'è arrivato. Capito! Hai capito? Arrivano le striscette dietro. Eccolo là. Hai visto? Ok. Adesso c'è anche un modo senza boost. Perché praticamente... questo è difficile all'inizio, eh.
Venite, osservatemi, osservatemi attentamente. C'è questa cosa che è il front flip. Ok? Allora, il front flip funziona che bisogna inclinare la levetta in avanti. In avanti e così, ragazzi. E premere di nuovo il salto. Allora, tu inclini la levetta in avanti. Esatto. Però c'è una cosa importante. Ipofio, vieni, che io stavo imparando. Bravo, bravo. Esatto, esatto. Una cosa importante è che quando devi fare il front flip non ci devi mettere troppo tempo. Bisogna premere velocemente il salto la seconda volta, ok? Si inclina la levetta in avanti, salti e risalti. E questo ti fa fare il flip. E se lo faccio all'indietro ho qualche bonus in più. Hai fatto flip. Allora, bisogna stare attenti a non metterci troppo tempo, perché se la macchina si trova in questa posizione andrà all'indietro e farà una cosa che non vorrete. Questa front flip mi permette di accelerare senza usare il busto. Mi fa andare più veloce senza usare il busto, vedi? No. Prova a farlo, allora prova ad accelerare e fare due volte di seguito il front flip. Vedrai qualcosa. Però vabbè, non ti è venuto. Comunque, se non riesci a fare bene, ok, quindi c'è dalla seconda volta in poi mi esce il gusto, diciamo. Esatto, vai in Super Sonic. In Super Sonic. Però io la levetta la devo usare per farla andare bene a terra, praticamente. Se non è che devo proprio spingere. Allora, a ignorare. Esatto, sì, ma devi fare subito. Così. Esatto. Quindi la levetta in avanti e vai subito a fare il doppio salto, premi velocemente il doppio salto così. No, ho capito. Ma che stanno facendo questi due? Sto usando l'ultra istinto contro la coccinella, guarda. Stare sempre in culo con questo giochetto. Abbiamo rotto le palle. Praticamente sì, però non è sempre consigliabile in partita. Adesso distruggiamo Dabby tutti quanti. Ragazzi, questa è stata una serata proficua in cui avete imparato tanto che non potete neanche capire quanto. Ma guarda, io ho perso l'occhio. Hai visto? Hai imparato anche a guidare con un occhio solo, questo è importante, questa è una cosa importante. E ho perso anche le dita delle mani. Il Tofio che scrive bella. Il Tofio ha imparato anche a usare la chat di squadra. Bravo. No, la coccinella subito se ne va, comunque. No, quando mai? Io volevo restare, oh mio Dio. Vabbè, ragazzi. Comunque è stato bello, sì. Sì. Grazie a chi ci sta seguendo adesso, perché vabbè, non è che siamo in live, quindi grazie a chi ci sta seguendo. Ricordatevi. No, siamo in live, stiamo sempre in live. Vabbè, comunque ricordatevi di iscrivervi, cliccare la campanella, andare da Asgout e picchiato. No, questo non lo dovevo. Ah, okay. Andare da Asgout e dargli un abbraccio. Però prima vi iscrivete e poi vi picchiate. No, vabbè, non l'ho picchiato, bravo ragazzi. Ricordatevi di onorare il Tofio. E di salutare la coccinella quando la vedete per strada. No, di andare sul Dabby in cucina. Ah, su Dabby in cucina, giusto. Sì. Seguiteci anche su Twitch, Ozven e Asgout, più Ozven, comunque perché Asgout è solo da fare. Ciao!